Se sei interessata a menopausa, equilibrio ormonale, funghi medicinali e medicina cinese, questo è il video che fa per te. Ciao, sono Francesca, carnivora mediterranea, da 2 anni in dieta carnivora e nell'ultimo anno in Carnival, la mia versione perfezionata della dieta carnivora. In questo video vi ripropongo la diretta con Vanessa Parducci, naturopata esperta in medicina cinese e funghi medicinali. La diretta con Vanessa è stata svolta all'interno di uno dei miei Carnival Lab. Carnival Lab è un laboratorio di 15 giorni attraverso il quale le persone possono provare Carnival, questa mia versione perfezionata della dieta carnivora. Se vuoi saperne di più, sul mio sito internet trovi tutte le informazioni su cosa è incluso all'interno del laboratorio. Adesso vi lascio alla diretta. Ciao Vanessa, facciamo una piccola introduzione. Sì. Intanto Vanessa Parducci, adesso ci parli meglio di te, ci dici quello che fai, di cui ti occupi, perché comunque so che non sei solo naturopata, ma sei esperta di iridologia, medicina cinese e molte altre cose. E però la cosa che mi affascina è che Vanessa, oltre ad essere un'esperta, ha partecipato, se non sbaglio, a 3 o 4 Carnival Lab. 4 sì. Per me questa cosa è fantastica, cioè, perché è proprio sintomo anche di una persona che, nonostante sia specializzata in determinati ambiti, ha comunque ancora voglia di sperimentare e di imparare. Assolutamente, io continuamente, a volte troppo. Ne sono veramente molto molto grata. Dai Vanessa, allora dimmi, raccontaci intanto in cosa tu sei esperta e poi io ho già qualche domanda che mi hanno fatto, quindi... Allora, io sono naturopata ovviamente e mi sono diplomata presso la Scuola Simo di Milano e ho fatto la mia specializzazione, devo dire con grande soddisfazione e ottimi voti, in iridologia. Ma la Scuola Simo in particolare, tutti i 4 anni, si concentra molto per quello che sono le metodologie della medicina energetica cinese. Quindi diciamo che parto da lì per poi agganciare tutta la parte iridologica, ma nel tempo poi tecniche biohacking, altre cose interessanti che possono mettersi insieme, quindi comunque l'alimentazione nell'aspetto energetico. Però ecco, sostanzialmente le mie due materie su cui lavoro e con le persone e in cui mi approccio sono la medicina cinese e l'iridologia, che è la mia specializzazione. Sarebbe stato molto bello far vedere anche l'aspetto iridologico, ma è un po' più complicato perché ovviamente è difficile far vedere l'iride, è difficile far vedere, però è un mondo molto tendenze patologiche esplorare, quindi però ci dobbiamo limitare a quello che possiamo vedere, a quello che possiamo diciamo far vedere e toccare con mano, e quindi ci dedichiamo alla medicina tradizionale cinese. In particolare, essendo in un ospite della mia carissima amica Francesca in un lab carnivore, tengo un po' da parte quelli che possono essere i rimedi legati alle piante o alla fitoterapia. Ce ne sono tantissimi per la menopausa, però rispetto quello che è il percorso di Francesca, il percorso che tutte stiamo facendo, e quindi mi sono dedicata un pochino più a 2 cose particolari nel dare suggerimenti: i funghi medicinali, che io adoro, Ciao. e le pietre. La cristalloterapia, perché nella medicina applicata alla medicina tradizionale cinese, quindi le pietre sono una cosa bellissima, un mondo incredibile, che ci può aiutare tanto anche in questi momenti, in questa fase di cambiamenti. È interessante, però hai detto che non parlerai di quindi rimedi anche vegetali, però se le Posso ragazze, dare? qualcuno Certo, lo chiede, secondo me, assolutamente, io come te assolutamente. sono molto aperta perché, vabbè, è vero, in dieta carnivora non li consumiamo, però non si consumano perché si pensa che interferiscano con, più che altro, con l'assorbimento di alcuni nutrienti. Però io ritengo personalmente che in alcuni casi alcuni tipi di vegetali possano aiutare, come in questo caso hai detto i funghi, che in realtà non sono veri e propri vegetali. Però, per esempio, qualche tisana oppure le carote che ho inserito anche io nel laboratorio nel menù di questa settimana. Io non mi precludo queste cose perché faccio sempre l'esempio anche dei cani, no? Cioè,
I nostri cani che mantengono l'istinto quando stanno male cercano un determinato tipo di erba, quindi non è detto che a noi quelle erbe non possano servire in alcuni momenti, No, 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 quindi assolutamente, secondo se me vuoi, non ci cioè, precludiamo nulla. no, no, se vuoi le cito, poi chi è interessato magari me lo chiede in privato, magari entriamo più nel dettaglio. Visto che hai parlato di cani, apro e chiudo parentesi, io mi occupo anche di medicina olistica per cani. Ricordavo. Ti chiedo intanto una cosa interessante. L'alimentazione. Ti chiedo una cosa interessante che mi avevano chiesto l'altro giorno e tu mi hai detto che potevi tranquillamente rispondere perché c'era una signora che mi diceva che lei assume melatonina, abitualmente. Voleva sapere se in menopausa può servire, non può servire o comunque quali sono i pro e i contro. Allora, io a volte passo un po' da talebana, sia per quanto riguarda la melatonina, parlo di assunzione esogena, quindi Ok. sia per quanto riguarda la melatonina, sia per quanto riguarda la vitamina D. Ma perché? Perché non perché sia contraria all'assunzione, non mi fraintendete, perché c'è stato un abuso, un abuso secondo me eccessivo, cioè la vitamina D è stata data a tutti indipendentemente, senza a volte neanche misurarla. La melatonina fa dormire, allora tutti la melatonina, insomma, quindi sono andate anche un po' di moda, no? Sono anche un po' delle mode, delle correnti. Allora, come dicevo l'altro giorno, avevo accennato nel gruppo, la melatonina è un ormone che è presente naturalmente nel nostro corpo. Ovviamente è liposolubile, idrosolubile ed è prodotto dalla ghiandola pineale, o meglio conosciuta come epifisi. Cos'è? Cosa fa questa melatonina che appunto è un ormone? Regola, è responsabile del ciclo sonno-veglia. Poi facciamo anche una parentesi perché noi la melatonina la conosciamo solo proprio per questo aspetto di favorire il sonno, ma in realtà la melatonina ha tantissime proprietà, a parte il fatto che è uno dei più potenti antiossidanti, ancora più del glutatione. Migliora la salute delle ossa, previene il danno cellulare, riduce l'infiammazione, abbassa la pressione, può essere utilizzata contro l'ansia, controlla la glicemia, tra l'altro, quindi ha veramente tantissime, tantissime funzionalità. Ma concentrandoci sull'aspetto del sonno, non sono molto favorevole a questa assunzione di queste innumerevoli integratori di melatonina. Perché? Perché la nostra epifisi che la produce si impigrisce e non solo, e quindi non la produce più naturalmente, e non solo, andiamo poi anche a un po' alterare quello che è il torrente ormonale, ok? E perché sappiamo bene che i nostri ormoni sono perfetti nella maniera in cui, quando cioè sono in equilibrio e quando non ci sono, diciamo, alterazioni. Quindi noi con la carnivora e con tutto il mantenere più possibile questo equilibrio, che già di per sé a volte, vuoi per patologie, vuoi per cambiamenti ormonali, come in questo caso la menopausa, viene alterato. Ok, quindi questa assunzione di esogena di melatonina io la consiglio solo in casi estremamente tipici, cioè ad esempio una persona che viaggia tanto, il jet lag, una persona che prende molti aerei, che cambia frequentemente, le persone che magari lavorano molto all'estero, che cambiano frequentemente orario, allora può essere ovviamente d'aiuto perché va un po' a regolarizzare questo che è questo sballare gli orari, no? Insomma, del sonno. Oppure se si soffre di una insonnia, diciamo, momentanea, allora la melatonina può aiutare. Però ritengo sempre, essendo poi amante della natura e ovviamente naturopata non a caso, che possiamo fare tante cose in maniera molto naturale per far sì che il nostro corpo funzioni benissimo. E una semplicissima e una alla portata di tutti, costo zero, è quella di regolare il nostro ciclo sonno-veglia, cioè di cercare di avere una buona abitudine del sonno, una buona educazione del sonno, quindi andare a letto sempre nella stessa ora, alzarsi presto al mattino, uscire alla luce del sole anche se non c'è il sole, perché questo regola tutti i nostri ormoni, in particolare il cortisolo al mattino, perché poi la melatonina ha un picco di produzione che va dalle 19:30 alle 22 all'incirca la sera, che serve proprio per accompagnarci al sonno. Però già con il corretto picco
con il cortisone al mattino uscendo, cortisolo scusate, uscendo alla luce del sole e poi seguendo il ritmo, diciamo, circadiano, già nel primo pomeriggio il cortisolo ci abbandona e comincia poi ad accompagnarci verso la produzione della melatonina. Quindi è importante non usare la sera prima di andare a letto schermi a luce blu, cercare di avere una buona... Per esempio la meditazione aiuta tanto anche alla produzione di melatonina, la respirazione aiuta tanto anche alla fase di rilassamento e la produzione di melatonina, proprio perché abbiamo necessità nelle braccia di Morfeo in maniera più naturale possibile. E poi, se mi permetti, Francesca, apro e chiudo una parentesi. Tante malattie moderne, oltre all'alimentazione, che è sicuramente una delle primarie cause, sono nate proprio perché ci siamo allontanati tantissimo da quello che è madre natura e da quello che è proprio il vivere in simbiosi con la natura, secondo i ritmi della natura. Noi li abbiamo completamente stravolti, ci siamo allontanati dalla natura intesa come boschi, come proprio verde, no? Ci siamo allontanati perché abbiamo cambiato i nostri orari, ceniamo tardi, ci svegliamo tardi, andiamo a letto tardi, consumiamo cibi particolarmente, non so, ricchi di alcol la sera, gli aperitivi, le cose, quindi abbiamo proprio stravolto completamente tutto quello che l'uomo ancestrale, come dici tu, rispettava e aveva. È vero, magari vivevano meno, però avevano sicuramente un aspetto di, come dire, salute rispetto a noi diverso. Noi le malattie che si sono sviluppate sono in primis il diabete. Sì. Che poi in realtà questa cosa, mi trovi d'accordo su tutto, sia sulla melatonina, vitamina D, sono completamente d'accordo, tanto che altissimi livelli di vitamina D comunque sono tossici, infatti viene misurata apposta anche alle donne in gravidanza, viene misurata e se i livelli di vitamina D sono troppo alti, mi suggeriscono di non integrarla più. E mi trovi d'accordissimo anche sul fatto che la maggior parte delle malattie moderne sia causata da questo allontanarsi dalla natura. Ne ho parlato proprio nell'ultima diretta, perché anche il disturbo dell'attenzione nei ragazzi, il fatto che siamo portati comunque a non essere attenti nemmeno quando gli altri ci ascoltano, è assolutamente questo. Ma non è nemmeno vero che prima vivevano di meno, perché in realtà prima si calcolava la mortalità anche mettendo insieme nel mucchio tutti quei bambini che nascevano e morivano praticamente da piccoli, o anche morivano nel parto. Quindi, cioè, le statistiche non è che siano proprio a vantaggio, insomma, nostro. Eccolo. Certo, sì, no, ma assolutamente, ma io ritengo proprio che, poi vabbè, l'uso degli smartphone ci ha veramente rovinato completamente, e quindi bisognerebbe veramente mettere delle regole ben precise. Però se si cerca di avere delle... Io nei miei programmi benessere in fondo metto sempre come consigli, io le chiamo terapie igieniste, proprio perché sono cose semplici, banali, ma che nel tempo si sono perse, no? No, non sono semplici, è bellissimo. E quindi cerco sempre o di dare dei consigli, ovviamente secondo anche quello che la persona mi porta, però generalmente anche proprio dei consigli di educazione alla salute, capito? Che è... Magari sono cose appunto che implicano poco tempo, però ecco, come quello di avere sempre un orario ben preciso di lavoro, di sonnoveglia, di andare a passeggiare fuori al mattino, di stare alla luce del sole più possibile. Quindi è chiaro che non sempre è possibile, non sempre è fattibile, però bisogna cercare, tendere a, no? Perché sennò altrimenti diciamo subito, non ce la faccio, non ho tempo, no? Le scuse sono sempre quelle. Quindi questo discorso della melatonina, ecco, può essere assolutamente sostenuto e aiutato con un ritmo circadiano corretto, al di là dell'alimentazione, che è anche estremamente importante, perché la melatonina, che regola il ciclo sonno-sveglia, ha un potere proprio sonno-sveglia, ha un potere proprio sedativo ed è proprio la protagonista dell'addormentamento, cioè la melatonina sale a tal punto che ci porta proprio nel sonno e si fa e si sintetizza semplicemente quando c'è buio, ok? Quindi quando siamo in assenza di luce, quindi perché comunichiamo al corpo che è arrivata l'ora di riposarsi e di dormire. Però ecco, come dicevo anche prima, appunto la melatonina ha tante altre
capacità, oltre anche a quello di, per esempio, regolare il sistema cardiocircolatorio, livelli di glicemia. Poi, insomma, ricorda, cioè, quello che ho detto è che è un potentissimo antiossidante, ok? Quindi, se potete, tanto tutto possiamo se vogliamo, sicuramente la maniera più naturale per sviluppare, regolare e aiutare il nostro corpo a avere questi ritmi proprio ciclici di sonno-veglia è sicuramente quello di esporvi alla luce naturale del mattino, cercare di non fare attività fisica la sera, come dici sempre anche tu, perché appunto sviluppa cortisolo, cercare di avere un andamento della giornata che porta piano piano al rilassamento, okay? Sia mentale che fisico, perché le tensioni si sentono anche a livello fisico. Un po' di meditazione, ad esempio un bel bagno caldo, bollente, una lettura di un libro se vi piace leggere, vi rilassa, proprio per staccare e favorire l'innalzamento della melatonina che ci accompagna poi al sonno. Ecco, sostanzialmente quello. Poi è chiaro che se parliamo di un'insonnia, allora a monte bisogna andare a vedere perché c'è questa insonnia, okay? Perché non ho detto, ma ci tengo a precisarlo, che non siamo sicuramente compartimenti stagni, che è vero che lavoriamo sull'organismo e quindi sulla carne e quindi se mangiamo bene, abbiamo uno stile di vita sano, ne risentiamo anche a livello di umore, ma ricordiamoci che l'energia e gli aspetti emotivi della nostra vita sono fondamentali e sono caratterizzanti anche delle nostre patologie, delle nostre sintomatologie. Vero. C'era un'altra domanda anche interessante, poi ti faccio parlare perché sono curiosa di saperne di più sui funghi medicinali anche. sui grassi, perché mi chiedevano ovviamente quali sono i benefici dei grassi, soprattutto in menopausa, ma anche per equilibrio ormonale. Io da parte mia e poi per la pelle, mi chiedevano. Quindi io da parte mia posso dire che ovviamente i grassi sono la base della mia alimentazione, ma anche uno dei motivi per cui mi dicono sempre: ah, che bella pelle che hai, perché consumo molti grassi di origine animale, grassi saturi prevalentemente, ma i grassi non è che servono solo per la bellezza della mia pelle, comunque è dai grassi che poi andiamo a fare il colesterolo, dal colesterolo che a cascata, se il nostro organismo funziona bene, andiamo a produrre ormoni, quindi pregnenolone, a cascata i vari estrogeni, testosterone, e se siamo in equilibrio, i grassi ci aiutano anche questo a livello ormonale in menopausa. Poi lascio a te la parola sia per la pelle che per il resto del benessere in menopausa. Allora, poi parlo dell'aspetto della menopausa sulla medicina cinese perché ci tengo molto, che è molto diversa dalla Vai. visione nostra occidentale. Però i grassi sono molto importanti, soprattutto per quello che hai detto tu, ma sono importanti perché diciamo, contribuiscono a quello che è la turgidità della nostra pelle, quindi alla pienezza della nostra pelle e anche all'aspetto di nutrimento, okay? Quindi di elasticità e nutrimento. Gli acidi grassi essenziali, in particolare parliamo omega 3, ad esempio, sono necessari per la nostra salute, ma anche proprio per il mantenimento della pelle sana, bella. E quindi quando mangiamo grassi, acidi grassi saturi che sono ricchi di omega 3, la carne allevata al pascolo, che comunque è una carne più ricca di omega 3 rispetto alla carne, diciamo, industriale, è chiaro che tutto il nostro organismo ne beneficia assolutissimamente. Ad esempio, molti acidi, una volta tu facesti un esempio tempo fa di utilizzare il ghee, ad esempio, proprio sulla pelle, no? Per nutrire. Perché? Perché è un grasso che umetta, e tanti mi dicono, ah, ma sì, ma la pelle grassa sul grasso. Assolutissimamente sì, perché grasso su grasso neutralizza, innanzitutto, quindi non aggiunge lipidi. E purtroppo con l'avanzare dell'età le nostre cellule sebacee producono sempre meno sebo perché la pelle tendenzialmente va verso una secchezza naturale,
che poi dipende per la medicina cinese dall'energia del fegato, e lo vedremo poi se ne avete voglia un pochino più nel dettaglio. Però la secchezza della pelle dipende sia dalla presenza dei grassi, degli acidi grassi, sia dalla presenza di sangue. Questo soprattutto per quanto riguarda la medicina cinese. E nella menopausa, non essendoci più sangue, i primi che ne risentono sono chiaramente i capelli, la pelle e le unghie. Quindi i connettivi. Quindi è chiaro che l'utilizzo di un'alimentazione che fornisce i grassi, quindi un aspetto proprio di nutrimento, se vogliamo chiamarlo così, o per applicazione o per ingestione, come in caso dell'alimentazione carnivora, è chiaro che ci aiuta a sostenere questo aspetto della pelle che piano piano, ahimè, fisiologicamente si svuota. Okay, proprio perché perdiamo quegli aspetti, vengono meno le fibre di collagene elastina, quindi la pelle diventa sempre più meno elastica, meno turgida, soprattutto poi le persone che mangiano molti zuccheri, non so se ci hai mai fatto caso, tendenzialmente invecchiano prima rispetto ad altre, perché avviene un fenomeno che si chiama glicazione ed è proprio la paralisi, io la chiamo, delle fibre di collagene elastina, che invece devono essere estremamente morbide, elastiche. Molte persone che mangiano tanti zuccheri, le persone golose, hanno una pelle estremamente segnata, che è proprio perché, oltre all'aspetto infiammatorio e tutto il resto, proprio perché questa glicasi blocca le fibre di collagene elastina e quindi la pelle diventa automaticamente più rigida e quindi si segna di più. Sì. Poi farei una precisazione: più zuccheri, facciamo direi più carboidrati complessi, Complessi, quindi, esatto. perché lo so perché lo vedo Sì, e in sì, sì. realtà anche, cioè, me ne rendo effettivamente conto, perché se le persone che mangiassero zuccheri mangiassero solamente zuccheri da miele e spumo Sì. d'arancia, non credo che avrebbero quella pelle, però Quella pelle. capisco Poi che c'è anche anche un per effetti aspetto, per la. certo, poi c'è anche un aspetto funzionale, perché gli organi e i grassi hanno un aspetto, un'attività antinfiammatoria, riparatrice, nutriente, quindi è chiaro che idratante, perché aiutano a trattenere l'acqua nei tessuti, un'attività strutturale funzionale, attività contro il fotoinvecchiamento, hanno veramente tante funzioni sull'aspetto nel mantenere e nel sostenere una pelle sana, sia ingeriti sia applicati. Quindi. C'è una domanda attinente Sì? di Sucaina che dice: olio di cocco per viso e capelli può essere utile? Io Ah sì, sinceramente l'olio lo uso, però non di... sì, so l'olio di che cocco è effetto. assolutamente basta che sia un olio di cocco vergine, un olio di cocco di estratto a freddo, insomma di ottima qualità, ma assolutamente sì, è un grasso, per cui sì, assolutamente per i capelli poi in particolar modo le rende anche molto lucidi. Tra l'altro è un saturo, ma Sì, molto più saturo del burro sì. addirittura. E comunque è ottimo anche se lo devi usare in estate, perché non è molto quindi suscettibile al Esatto, calore. calore. Io lo uso per questo motivo. E ti chiede anche Sucaina se la tisana di senna per la stitichezza può essere utile. Allora, anche qui apro e chiudo una parentesi. Io Ok. non sono né per le purghe, purché anche se naturali, né per le tisane, né per i semi vari che vengono consigliati e utilizzati. Perché? Perché l'intestino, che è un organo estremamente intelligente che noi bistrattiamo e maltrattiamo continuamente, è talmente intelligente che quando viene inserito un elemento, come in questo caso la senna, ma ce ne possono essere tantissimi, quelli più comuni, che viene ingerito e quindi metabolizzato e poi passa attraverso l'intestino, cosa fa? Il nostro intestino lo sente e lo percepisce come irritante, ok? Come un po' le fibre anche delle verdure, se vuoi riconduciamo un po' questo aspetto, no? Sono irritanti e quindi cosa fanno? Ha la sua funzione qual è dell'intestino? C'è qualcosa che mi dà fastidio, butto fuori, ok? E quindi vanno in bagno. Ah, ma io senza quella non vado in bagno. Ah, ma io senza verdure non vado in bagno. Ah, ma io.
È vero che non vai in bagno, ma non vai in bagno perché? Perché non perché il prendere la senna o mangiare verdure o qualsiasi altro se che vogliamo ti irrita l'intestino, le pareti intestinali e ti manda in bagno. Ok? Quindi non è la corretta funzionalità dell'intestino. Per l'intestino ci vorrebbero altro che una diretta, però. Ricordiamoci sempre, torno come prima bomba, che noi non siamo fatti solo di ciccia di carne, ma siamo fatti anche di pensieri. E la cosa che emozioni, è la cosa che più interagisce con i nostri, oltre all'alimentazione, che è assolutamente pilastro primordiale, sono proprio le nostre emozioni. Chi soffre di stitichezza ha difficoltà a lasciar andare. Qui parliamo di metamedicina, dove ogni sintomo ha un suo preciso significato. Chi parla di stitichezza, oltre all'aspetto infiammatorio, oltre alla disbiosi, che bisogna sempre capire se è nell'intestino tenue, se è nel colon, quali tipi di probiotici, quali tipi di tutto quello che volete. Ma se noi non lavoriamo con la testa e se non lavoriamo sulle nostre emozioni, ciclicamente il nostro intestino tornerà ad essere pigro. Proprio Giusto. perché c'è un aspetto emotivo. Nell'intestino, ricordatevi che sono stati trovati i neuroni che noi abbiamo nel nostro super cervello, quindi non a caso una volta si chiamava cervello sistemico, cervello enterico, il secondo cervello, ora invece hanno capito che è tutto un cervello, l'asse intestino-cervello è fondamentale e quindi di conseguenza l'aspetto di stitichezza, l'aspetto di difficoltà a lasciare andare, evacuare, vuol dire avere difficoltà a lasciare andare, evacuare sicuramente. Aspetti organici, sicuramente tossine, ma sicuramente tossine anche emotive. Il distacco, il lasciare andare, il far uscire per queste persone normalmente è abbastanza difficile. Quindi non può essere la senna, ok, che aiuta. Poi è chiaro che nel caso, in casi estremi, estremi rimedi, ma io preferisco i cristeri, devo essere sincera. Però bisogna capire da dove nasce il problema. E ci tengo a sottolinearlo, Francesca, perché prima non l'ho detto, che ogni persona è diversa dall'altra, non si può utilizzare quello che utilizza l'amica o che utilizza qualsiasi altra, il cugino, ma bisogna sempre capire la costituzione della persona e quali sono le sue tendenze a sviluppare determinate cose. La ricchezza è un aspetto che si può lavorare a quattro mani. Con sicuramente l'alimentazione, con sicuramente l'abbassare l'aspetto infiammatorio dell'intestino, con sicuramente una vita più sana e più regolare, attività fisica, ciclo, sonno, eccetera, eccetera, ma anche con tutto l'aspetto emotivo a cui è legato l'intestino. Molto bello. Ti faccio ancora due domandettinetti e poi lasciate le domande lì perché andiamo avanti con il discorso di vanesse e funghi medicinali, se no oggi non arriviamo mai. Allora, ti chiedono che cosa ne pensi del rosmarino per i capelli? Il rosmarino è una pianta bellissima che fa tantissime, tantissime cose. In primis lavora sul fegato e quindi di conseguenza su tutti gli annessi cutanei, tra cui i capelli. Ok. E poi Mariangela invece ci chiede, i grassi influenzano la cheratosi seborroica? Allora, la scleratosi seborroica parliamo sempre di un aspetto di fegato. E chiaramente anche intestino, perché c'è un'infiammazione anche di base. L'infiammazione no, in sé per sé, perché comunque l'aspetto di alimentazione che suggerisce Francesca, che è l'alimentazione carnivora, ha un aspetto proprio di abbassare l'infiammazione in maniera importante. Poi anche qui ci sono delle piante che potrebbero aiutare sia in caso di dermatite seborroica secca o purulenta, però considerate sempre che ci sono poi anche lì degli aspetti da indagare, gli ormoni, punto interrogativo, come stanno? Cioè, ci sono tante cose che vanno indagate e messe insieme, noi non siamo un unicum di una cosa sola e basta, No, ma ok? soprattutto la nostra pelle è il nostro organo principale, cioè più grande in assoluto, che L'organo riflette tutto ciò che abbiamo all'interno. allora Cioè, la io credo pelle che mio fratello da piccolo aveva una malattia proprio che non si trovava da nessuna parte, che si chiamava dermatomiotosi, mai sentita.
Praticamente era una malattia che colpiva i muscoli fino a portare alla paralisi e poi alla morte, perché anche il cuore è un muscolo. Fortunatamente l'hanno presa in tempo, era un autoimmune. Però l'unico aspetto esterno erano delle bolle sulla pelle. E quindi da lì hanno capito del sintomo che si trattava di quella tipologia di malattia. Quindi è molto interessante come la Guarda, pelle rifletta infiammazione, equilibri. nella medicina cinese la pelle è uno degli organi, direi, fondamentali. Vale, intanto, come dicevi tu, è l'organo più esteso che noi abbiamo sul nostro corpo e ha una funzione emuntoriale, il più grande organo emuntoriale che abbiamo. Cosa vuol dire emuntoriale? Che butta fuori tossine e respira, ok? Perché la pelle respira. Molte delle malattie cutanee, come la psoriasi, le dermatiti, sono molto legate all'aspetto emotivo della persona, di come vive il rapporto col mondo. Ok? Dermatognosite si chiama, ecco, lo andrò a cercare perché non mi ricordavo il nome. Quindi, ad esempio, per la medicina cinese, la pelle è legata all'aspetto energetico del polmone. E il polmone in primis produce la Wei Qi, la nostra energia difensiva, che proprio ci scherma, okay, come fosse un'armatura che ci scherma contro tutti i patogeni. Perché a volte diciamo prendiamo raffreddore, non ho mai preso raffreddore, ora ho preso raffreddore. Perché c'è questo abbassamento energetico di questa barriera energetica che permette l'entrata del patogeno. Quindi una bella pelle non solo organicamente dipende dalla salute del nostro intestino, ma dipende molto dal polmone e dal respiro del polmone, ok? Per la medicina cinese, che è una medicina energetica, quindi dal respiro del polmone. Quindi, più forte è il nostro polmone nell'aspetto respiratorio, più sana sarà la nostra pelle. E lo scambio tra la pelle e il mondo non è solo uno scambio di tossine e di ossigeno che entrano e escono, ma è anche uno scambio emotivo. Quindi molte persone che soffrono ad esempio di psoriasi si creano questa corazza, visto come è fatta la psoriasi, no? Perché più mi Ah, senti? io mi Ecco. sono persa, Ok. Dico mi ho quindi, persa, a psoriasi e il fatto ok, di dicevo, creare. la psoriasi proprio si presenta proprio come un'armatura, no? Queste placche di pelle, esatto, che è come una protezione inconscia che si crea perché la persona in genere ha difficoltà a relazionarsi col mondo esterno e quindi si crea un po' questa chiusura, ok? Per cui tutte le malattie o le sintomatologie che riguardano la pelle hanno sempre una radice all'interno energetica, all'interno del nostro polmone. Poi all'aspetto organico, invece, sulla salute del nostro intestino, ovviamente. Ok, adesso sono troppo curiosa perché mi hai accennato che avresti parlato dei funghi medicinali e della connessione con la menopausa, quindi Allora, dici tu. faccio un pochino di premessa perché la medicina cinese non è così di semplice intuizione, quindi cerco di essere più chiara possibile. Qualora non lo fossi, o mi fate le domande, o magari mi spiego poi in separata sede. Allora, la medicina cinese vede la menopausa come una variazione, apro e chiudo parentesi, scusate, la medicina cinese si occupa di medicina energetica. Noi non siamo solo, come dicevo, fatti di organi, carne, ma siamo fatti di emozioni e di energia. Per cui la medicina cinese, che è una medicina antichissima, classifica la menopausa come questo aspetto di variazione energetica, che va al di là delle sintomatologie fisiche, no, che noi proviamo in questo delicato passaggio, che poi non tutte provano, no, perché a volte sono persone che vanno a menopausa e non se ne accorgono neanche. È una parte normale della vita e della donna, però purtroppo, almeno a livello, diciamo, di Occidente, perché in Oriente non è assolutissimamente così, vi dirò poi come la definiscono, ha il potere di influenzare molto l'umore, le emozioni e lo spirito, no? Perché qui sembra che la donna, ok, vampate, e questo, cioè, una tragedia, e anche proprio come educazione, no, occidentale, la donna è menopausa, è una donna finita.
no, una donna che non ha più senso di esistere, no? È così, purtroppo, a livello sociale parlo. In realtà per la medicina cinese non è affatto così. In realtà per la medicina cinese è definita la seconda primavera. Io mi occupo di tutte le ciclicità che riguardano la donna nella medicina cinese, ed è una possibilità unica che la medicina cinese sottolinea per la donna, perché può usare quelle energie che ogni mese perdeva invece col ciclo, perché perdeva energie e una funzione molto importante, perdeva sangue. Okay? Il sangue è vita, il sangue è energia. E ogni mese perdere sangue per un tot di anni, che normalmente sono, no, dai 14 ai 49, mediamente 51, 52, c'è chi ci va prima, c'è chi ci va dopo, però mediamente poi vi parlerò anche dell'aspetto dei 7 anni della medicina cinese, che rappresentano cicli della donna. Ogni mese perdeva sangue e quindi era comunque la sua vita improntata verso, no, normalmente la procreazione. Ok? In menopausa, per la medicina cinese, si trova invece ad utilizzare quell'energia, perché non perde più sangue, quell'energia su se stessa, e a riequilibrare e a armonizzare le proprie energie, chiaramente sapendo come fare, per un nuovo inizio, per una nuova te, okay? Per una nuova possibilità di realizzare anche ciò che magari prima, perché era impegnata in altre faccende affaccendata, famiglia, lavoro, eccetera, eccetera, in un aspetto di perseguire, io dico, la sua missione nella vita. Quindi entrare in contatto con la sua spiritualità più profonda e più significativa. Quindi questa è la visione della medicina cinese. Guardate la differenza, no? Quindi la seconda invece noi siamo la vita. Quindi lascio, non ti vedo più, Francesca, non ti vedo più, Eccomi. Sì, ci sarai. Mi senti? Mi sentite? io ti sento Ah, ok, benissimo. io non ti vedo più. Aspettami Ok, perfetto, ora ti vedo. un attimo, che sennò ho Sì? il cane che non fa più le scale, a proposito, e Ah. quindi ogni volta che vuole salire, se no ci disturba per tutto il tempo. Non Quindi ti preoccupare, vai tranquilla. continua pure, Va ritorno bene. subito. Vado a farti da ascensore. Ok. Ok. Allora, come dicevo, la menopausa per la medicina cinese è un'alterazione dell'energia, in particolare di due energie, anche se ce n'è una terza, ma l'energia yin e l'energia yang, che sono queste due grandi energie che ci completano e ci danno la possibilità di vivere ogni giorno, e sono proprio complementari. E l'una non esclude l'altra. Quindi, nel momento in cui noi andiamo in menopausa, diciamo che abbiamo cioè scusate, l'energia yin, intanto è, per farvi l'esempio, banalizzando, prendetela così come dico, la notte, e l'energia yang è il giorno, banalizzando, perché queste due energie sono molto di più. Però, banalizzando, diciamo che nella parte della menopausa noi perdiamo una parte importante dell'energia in particolare dell'energia yin del rene. Il rene è la nostra cassaforte, è la cassaforte che contiene l'energia vitale, l'energia della vita, che è proprio quella che ci fa vivere, che ci hanno regalato i nostri genitori al momento del concepimento, quando ci hanno creato. Perdiamo questo aspetto del rene, e quindi automaticamente lo yang, che è la parte energia, la parte sole, la parte più proprio energica prende un po' il sopravvento, come ad esempio le classiche vampate, ok? Per fare un esempio. Quindi, cosa dobbiamo fare e cosa possiamo fare? Possiamo scegliere qualsiasi strada, dagli ormoni bioidentici, visto che avrai ospite Cristina, da tutto quello che possiamo scegliere, ma dobbiamo capire anche e soprattutto come lavorare su noi stesse. La menopausa si manifesta in chi ha stanchezza, maggiore stanchezza, c'è chi ha dolori, dolorabilità generale, chi ha poca concentrazione. Questo è tutto dovuto dagli ormoni, ovviamente, dal calo ponderale degli ormoni, ma anche dall'aspetto energetico di equilibrio tra l'energia yin e l'energia yang.
Quindi, per stringere, per lavorare un pochino più velocemente su questi aspetti, se no dovremmo veramente andare dentro a un marasma di cose che sono molto interessanti, però insomma portano via un pochino di tempo per essere spiegate. Il ciclo vitale di una donna è fatto, si compone ogni 7 anni, cambia il ciclo vitale di una donna, 8 per l'uomo invece, che è molto interessante. La menopausa è uno di questi 7 anni, in particolare 7 per 7 è 49, quindi la media dei 49 anni. E sì, ti faccio un esempio: 7 anni la bambina diventa, comincia a crescere e andare verso lo sviluppo, a 14 c'è in genere il primo menarca, le mestruazioni, a 21 l'energia produttiva è completa, a 28 la fertilità, a 35 la fertilità comincia a ridursi, a 42 si sente la stanchezza fisica. Lupa! Salute. Amore! Ciao! Quindi, e a 49, mediamente, come dicevo, l'energia di questi due meridiani, che sono il Ren Mai e il Chon Mai, che sono due meridiani molto importanti, declina e le mestruazioni si fermano, ok? Sopraggiungono secchezza cutanea, mal di testa, dolorabilità, a volte anche questi sbalzi di perimenopausa, quindi il ciclo viene, il ciclo va, insomma, tendenzialmente si accumula un pochino più di grasso, soprattutto nella parte viscerale, non si ha più voglia, volontà, energia, e quindi ci sono anche poi degli aspetti che sono legati e correlati al cuore, alla parte emotiva del cuore. Quindi quando le donne vengono a me e mi dicono: ah, io non dormo, ho l'insonnia, ho le palpitazioni, mi sveglio continuamente. Sì, ok, poi gli chiedi cosa hanno mangiato, magari sono mangiate, non so, un abbacchio o chissà che cosa, però l'aspetto dello Shen, che è questa anima vegetativa che abita il cuore per la medicina cinese, è molto alterato nella menopausa e quindi dobbiamo andare anche a riequilibrare questo aspetto. Ad esempio con delle piante, visto che le cito, biancospino, passiflora, poi ogni costituzione ha una pianta ben specifica per aiutare questi aspetti di sedazione, diciamo, di agitazione del cuore. Però poi, andando alla parte, diciamo, più che mi dicevi, più legata ai funghi medicinali, che io adoro personalmente, trovo che siano estremamente funzionali al nostro organismo, anche perché sono ricchissimi di beta-glucani, quindi lavorano molto sull'aspetto anche del sangue, della circolazione, dell'ossigenazione. Però veramente hanno un effettissimo. Bisogna stare molto attenti a che tipologie di funghi si acquistano, perché no, de devono essere funghi ben coltivati e ben controllati, e il fungo in primis in assoluto che ha un sostegno per la menopausa è il cordyceps. Anche se io abbino generalmente cordyceps e reishi, perché nella menopausa abbiamo anche un aspetto di stanchezza molto spesso che si promuove, e quindi il reishi è un fungo che proprio medicina cinese è il fungo della longevità, della vita eterna, e quindi ha un aspetto funzionale proprio energetico. Però il cordyceps lavora proprio sull'energia vitale e favorisce proprio un carburante dell'organismo, in particolare rallentando il consumo di questa energia che vi dicevo è contenuta nella nostra cassaforte reni, che si chiama Jing. Perché noi questo Jing non lo possiamo purtroppo prolungare. Quello abbiamo, quello è un scritto. Nasciamo in quel giorno e moriamo in quel giorno, però possiamo contenerne il consumo eccessivo. E consumo eccessivo, forse l'avevamo detto anche nell'altra diretta che abbiamo fatto insieme, si ha con tutti gli eccessi. Per la medicina cinese non esistono eccessi, quindi l'eccesso di sport, l'eccesso di cibo, l'eccesso di droghe, l'eccesso di alcol, l'eccesso di stress, tutti gli eccessi consumano il sangue e il jing. E quindi noi dobbiamo invece avere una vita più commisurata e correlata a quelli che sono i nostri aspetti fisiologici. Poi vabbè, ci sono tanti altri funghi perché poi la menopausa, Francesca, si manifesta in ognuno di noi in maniera diversa. C'è chi ha problemi, per esempio, intestinali, chi ha problemi di concentrazione, per esempio, problemi di concentrazione di memoria, un fungo bellissimo è Lion's Mane, che va proprio a lavorare sul focus e sulla concentrazione, ma in una maniera
impressionante, credimi, veramente lavora tantissimo. I Ma funghi. sono curiosa, Vanessa, quando viene data un'integrazione oppure una terapia, diciamo così, con i funghi medicinali, cioè come funziona? Come vengono assunti? Vengono cucinati oppure ci sono delle tisane? Come... No, medicinali, no, io di cui non faccio il nome ovviamente, e sono tinture madri, però Ok. che secondo me sono più fruibili e sono più anche consigliabili come aspetto, però ci sono anche in capsule, ci sono anche in polvere assolutissimamente. Il fungo Ok. medicinale va sempre assunto, allora, partendo dal fatto zero che bisogna capire la costituzione della persona e quello che porta con sé, okay? Quindi c'è un'integrazione specifica sulla persona. Ma il fungo, generalmente, la sua assunzione è funzionale nel lungo termine. I funghi vanno presi tra 3 a 6 mesi e a volte si fanno anche dei cicli un po' più lunghi. Io quando devo lavorare su più aspetti consiglio il fungo per un aspetto più lungo di termini di tempo, associato con un fitoterapico che invece lavora nell'immediato, okay? Quindi si va a lavorare su 2 aspetti. Il fungo è funzionale nel suo assorbimento se assunto con vitamina C, quindi la spremuta d'arancia o la vitamina C, acido ascorbico, assolutissimamente funzionale, o anche il magnesio. Vengono assorbiti assolutamente meglio. Però ce ne sono tanti, ecco, dicevo per l'intestino e anche l'aspetto neurologico, l'Erythrum, ad esempio, e il Ganoderma reishi, che dicevo prima, sostiene il sistema immunitario, cardiovascolare, nervoso, per l'infiammazione, lavora sulla stasi di sangue di fegato, che è un aspetto molto presente nella menopausa. Il fegato risente tantissimo di quello che è l'aspetto di stressante e l'aspetto di rabbia, di nervoso, che molto spesso nell'accettazione psicologica della menopausa avviene, perché la donna, non tutte le donne accettano in maniera serena la menopausa, no? E quindi si ha questo aspetto di competizione, no? Molte donne entrano proprio in competizione anche con donne più giovani, ad esempio, o c'è proprio una rabbia perché magari si vede cambiare il nostro corpo, quindi c'è una difficile accettazione e una frustrazione che agisce molto sul fegato come emozione. E quindi dicevo che secondo me proprio il maggior beneficio sia nella menopausa sia nell'abbinamento col cordyceps e col reishi, che sono 2 funghi straordinari. Poi ci sono delle specificità che lavorano proprio sulla persona, e ce ne sono anche tanti altri funghi che si possono utilizzare. Ma in generale i funghi sarebbero, possono essere usati, Vanessa, anche per un equilibrio ormonale? Cioè, magari Sì, sai che una assolutamente. donna... Assolutamente. Il cordyceps, come ti dicevo prima, va a lavorare anche sotto questo aspetto. Quindi menopausa o non menopausa, comunque si possono utilizzare. I funghi sì, assolutissimamente. Tra l'altro, come ti dicevo prima, sono ricchi di beta-glucani e quindi la prima cosa che fanno è lavorare proprio sull'aspetto sangue, ok? Però al di là della menopausa, si lavora molto con i funghi anche nella perimenopausa, nella regolazione del ciclo mestruale. Da soli devono essere sempre un po' abbinati, secondo anche la reazione che vogliamo ottenere dal nostro corpo, con dei fitoterapici. O uso tanto anche, ad esempio, gli oligoelementi, per esempio, gli oligoelementi, che sono questi elementi naturali infinitesimali, uno dei principali che si utilizza nella menopausa, proprio perché c'è questo aspetto anergico di mancanza di energia, è rame oro argento, ad esempio. E si utilizzano sublinguali, quindi sono delle fialette che si utilizzano sublinguali e sono molto molto efficaci, perché vanno proprio gli oligoelementi lavorano proprio sulle reazioni biochimiche all'interno del nostro corpo, e quindi siccome ne abbiamo milioni di reazioni chimiche all'interno del nostro, enzimatiche all'interno del nostro corpo, quando manca un piccolo tassello, quella reazione enzimatica non avviene, e quindi l'oligoelemento va funzionale anche a questo aspetto. Quindi si possono utilizzare tanti, tanti rimedi, ripeto, anche le piante, ce ne tantissime per le vampate, c'è la cimicifuga, c'è l'Angelica sinensis, l'Angelica cinese, soprattutto per la perimenopausa, ci sono veramente, veramente il luppolo, ce ne sono tante, però diciamo, rimanendo in tema carnivoro,
Il fungo sicuramente è uno di questi rimedi naturali che può assolutamente aiutare. Sì, tra l'altro è molto molto interessante perché non è un vegetale, quindi No, per esatto. me interessa moltissimo per questo motivo, perché non è classificabile il fungo, è quasi tutto fibra praticamente, e quindi a E livello poi ho nutrizionale. dimenticato, esatto, e poi ho dimenticato di dire che non hanno la funzionalità del fungo è fantastica perché è una sostanza naturale che non altera in alcun modo i nostri equilibri, ma guida proprio il corpo a seguire la direzione prioritaria per recuperarlo. Quindi difficile, cioè ci sono tante altre sostanze che hanno ottime azioni, ma il fungo ha questa particolarità che è molto e sono rimedi adattogeni per eccellenza. E più adattogeno del passaggio, più necessità di adattogeni nel passaggio della menopausa, penso che non ce ne sia perché è un cambiamento importante, no? C'è Mariangela che ti chiede se i funghi Sì. possono migliorare la demenza senile negli anziani. Il fungo che sicuramente aiuta nell'invecchiamento è il Reishi in particolare, ma sull'aspetto, diciamo, a livello cerebrale, il Lion's Mane è uno dei funghi più potenti che ci siano sotto questo aspetto, perché aiuta proprio nel focus, nella concentrazione, nella memoria. Purtroppo. Anche se la demenza senile purtroppo dovrebbe essere prevenuta in primis Esatto. con lo stile di vita, con l'alimentazione, perché di solito è sempre dovuta a eccesso di zuccheri, oli di semi, eccetera, eccetera. Voglio anche, visto che ho citato gli oligoelementi che a me piacciono tantissimo anche loro, che e ne converrai con me, Francesca, che anche l'equilibrio acido-base è molto importante. Infatti queste microparticelle, questi oligoelementi che hanno appunto questo aspetto di sostegno enzimatico per le reazioni enzimatiche del nostro corpo, sono importanti per mantenere la struttura del tessuto, il tono del tessuto, e appunto anche l'equilibrio acido-base, perché il nostro corpo è talmente perfetto che gli equilibri le ritrova tutto da sole, no? Siamo noi che mettiamo delle mani dentro e che roviniamo un po' tutto, però è presente questo aspetto di alterazione acido-base anche nella menopausa. È molto presente e perché abbiamo magari una problematica digestiva anche rallentata. Insomma, ci sono tante correlazioni che ci portano un po' a questa alterazione. Quindi è importante anche nutrirsi in maniera corretta e avere un corretto ripristino della funzione acido-base, perché se no altrimenti andiamo poi a carenze di minerali che poi si riflettono sulle ossa, eccetera, eccetera, eccetera. Un'altra domanda attinente che è di Terry, ti dice se puoi consigliare delle marche di integratori di funghi. Direi no, nel senso, cioè sì, ma no, in questa fase, volentieri, se mi contatta, posso assolutamente, o va sul mio sito, insomma, comunque nella parte legata al partnership con le aziende ci sono. Però ecco, attenzione, il fai da te. Ok? Attenzione al fai da te. Sì, è come quando a me dicono, ma il miele quante ne mangi? Cioè, allora, io lo considero sempre un integratore. Come posso dirti quante ne devi mangiare tu se non so quanto sei alto? Questo è un uomo, quanto sei alto, quanto ti alleni, che cosa mangi? Non ho mai visto le tue analisi, quindi non so di cosa hai bisogno, se hai un TSH alto e quindi magari ti posso dire, guarda, usalo in questo modo oppure evita i picchi glicemici. Non lo posso sapere. Poi magari mentre parlano si esce fuori che mangiano altre milioni di cose e dico, ok, allora il problema non è aggiungere miele, il problema è eliminare qualcos'altro. Purtroppo ci sono veramente, non è che uno non voglia consigliare, ma ci sono veramente tante varianti che magari dire io Francesca ne prendo 200 grammi, poi qualcheduno fa uguale a me e mi dice no, non funziona perché io ne mangio 200 grammi come lei, ma magari Francesca ha un'esigenza diversa da quella che ne Certo, potrebbe prendere solo 20 grammi al giorno. certo. Poi ci sono tanti altri
integrazioni che possono essere, però, ad esempio, la taurina è una di quelle sostanze fondamentali, che però noi mangiando in maniera carnivora, grazie alle uova, abbiamo in maniera abbastanza presente, però è un deficit di taurina, ad esempio, può sviluppare sintomatologie di ansia, di depressione, ipertensione, ipotiroidismo, obesità, alterazione della funzione renale, quindi ad esempio anche questo aspetto nella dieta carnivora è supportato dall'assunzione delle uova. Quindi, a volte dicono le uova, quante uova alla settimana, no? Siamo sempre lì che parliamo delle uova. C'è Sucaina, non c'entra moltissimo, però dice se puoi consigliare una pianta o una tisana drenante detox. Allora, anche qui, drenante detox. Drenante detox su quali basi? Chi è che dice che dobbiamo drenare? E detossificare? Punto interrogativo. Perché drenare? Faccio un esempio. Non me ne voglia, come si chiama? Sucaina. Zuccaina. Non me ne volere, te ne prego. Nel senso che il detox anche qui è una moda. A primavera facciamo il detox di qua, il detox di là. Non è che il detox non si fa. Si può fare un detox mesenchimale, cioè del mesenchima, dell'organismo. Se ad esempio io lo faccio, lo consiglio sempre prima dell'affrontare il piano benessere che consiglio sulla persona, costituzione sulla persona, perché preparo il terreno, quindi cerco di far buttare fuori le tossine e le scorie. Cerco di mettere in circolo quelle che sono appunto le tossine, le scorie per essere eliminate. Però al di là dell'aspetto funzionale per il quale si fa il detox, bisogna capire se la persona non è già in deficit. Perché se la persona è già in deficit energetico, ad esempio, e io le faccio un detox o lei si autofa un detox, va ancora più in deficit, quindi ci può essere ancora più stanchezza, ci può essere ancora più mal di testa, ci può essere ancora più come dire, poca concentrazione, perché già la persona è in deficit energetico. Quindi il detox va fatto se necessario alla persona e alla costituzione della persona, o va fatto perché si prepara in qualche modo l'organismo a un passo successivo che è in questo caso, come consiglio io, l'aspetto di programma benessere sulla costituzione della persona e per lavorare su quell'aspetto. Okay? Quindi il consiglio, ce ne sono innumerevoli di piante che fanno un detox, ma bisogna capire che tipologia di detox, perché trattieni l'acqua, ad esempio, perché hai ritenzione idrica, c'è un malfunzionamento dell'energia della milza. Quindi vuol dire che stai mangiando o hai dei pensieri rimuginanti e dei pensieri fissi su cui tu elabori ogni giorno la tua mente, che influiscono sull'energia della milza, che non lavora bene e non lavora bene neanche gli alimenti che tu assumi e quindi di conseguenza trattiene acqua. Può essere? Ci sono Sì, anche poi tanti altri aspetti, però ecco. esatto. E poi si mantiene quando abbiamo ritenzione, si mantiene lì anche per molto tempo. Molti magari non. Parlando più in maniera più spicciola. No, Vai, vai, Vanessa. dicevo in maniera più spicciola, gli elettroliti, punto interrogativo, come sono? L'assunzione di sodio, potassio, cioè ci sono tanti aspetti da tenere in relazione, ok? Quindi le piante drenanti posso fare un elenco ma dipende che tipo di drenaggio e perché si deve fare un drenaggio. Per esempio, ci potrebbe essere anche un'assunzione, non so se questa persona è sempre in carnivora o se sta facendo Quindi questo lei labo per la già prima seguiva volta, da un però po' una dieta carnivora e adesso sta provando Carnival Sway. ad esempio ci sono persone che hanno sempre mangiato zuccheri, considerate che una molecola di zucchero ne trattiene 3 di acqua. Ok? E quindi potrebbe essere anche un aspetto di questo genere.
Quindi ripeto, dipende sempre da quello che è la costituzione della persona e di quello che vogliamo ottenere, ma sempre cercando di capire la fonte. Infatti dice che è una ritenzione che ha sempre avuto da tempo per stress e con il tempo è aumentata. Quindi. Lo stress colpisce molto il fegato colpisce molto i capillari, l'idratazione capillare del corpo, e quindi ci potrebbe essere una retenzione idrica legata a un fegato, si dice in gergo cinese, che invade la milza nell'aspetto digestivo. Però tutto, e ci sono delle piante per questo, delle piante per altro. Quindi dipende tutto. Però ecco, ad esempio, il progesterone naturale, visto che così vogliono sapere queste piante, il progesterone più naturale che possiamo assumere sia a livello cutaneo che a livello di integratore è la Dioscorea villosa. È l'igname selvatico, se non più volgarmente chiamato. Sicuramente l'assorbimento migliore è quello per somministrato a livello cutaneo, quindi pelle del viso, interno braccia, interno cosce, ventre, che sono le zone più irrorate, e aumenta la sua efficacia anche arrivare fino al 70% rispetto all'uso orale. Combinati insieme uso orale e uso topico, hanno un effetto molto, molto importante a livello proprio di stimolazione del progesterone naturale. È un progesterone, un progestinico Ah, naturale, la sì. Dioscorea villosa. Sì. Quindi viene utilizzato per stimolare le persone a sintetizzare poi Esatto. endogenamente il Sì, proprio sì, sì. progesterone. Ci possono volere dai 2 o 3 mesi per utilizzo. Beh, certo, perché non è un ormone Esatto, bioidentico, ma è qualcosa di naturale che stimola la tua produzione. Quindi, oltre all'alimentazione, visto che me lo chiedono anche in tanti, questa può essere una buona. e poi ha un effetto anche rinfrescante, aumenta l'idratazione, l'ossigenazione delle cellule, tant'è che ad esempio quando si applica sul viso si può percepire un leggero rossore, pizzicore, agisce sulla luminosità della pelle, riduce un po' le Il rughe, quindi progesterone sì, praticamente. Vedi esatto. tutte le donne più giovani, pelle più distesa, Esatto. le donne quando sono in gravidanza, hai sempre la pelle più bella. È il progesterone che a livelli Beh, altissimi. esatto. Però ecco, la Dioscorea villosa è una pianta molto, che io consiglio Bella. moltissimo. È il precursore ormonale, diciamo, che viene convertito in DEA, pregnolone e progesterone. Quindi, insomma, naturale però perché a livello, diciamo, vegetale. Poi c'è la salvia, ce ne sono tanti altri, l'agnocasto, Il mio il castro lo avevo sentito. Il luppolo anche lavora molto bene, come dicevo prima, la cimicifuga, la racemosa è un'altra pianta che lavora tantissimo sulla vasodilatazione dei vasi nel momento in cui c'è la vampata, che è questo salire su la dilatazione fa salire su più velocemente il sangue. Quindi ce ne sono tante, però ecco, dipende sempre il trifoglio, la maca, ad esempio, anche lavora molto bene come pianta sull'aspetto, la trigonella, insomma, ce ne sono veramente, veramente tanti. Però ecco, a me piace molto il fungo, il Cordyceps coriaceus, mi piace molto nell'aspetto della menopausa, è molto, molto interessante. Bello, molto molto interessante. E La siamo arrivati rhodiola. alla diretta. Come? Bello. È passata così un'ora di diretta, cioè Esatto, mi è esatto. svolata praticamente. Ti chiederei ancora altre milioni di cose. Infatti, quasi quasi se ti va, Vanessa, invece di fare le altre dirette da sole, se poi sono tutte quante d'accordo, magari mi scrivono nel gruppo, ne facciamo un'altra. Volentieri quando volete, e poi anche perché non vi ho detto che ci sono, ad esempio, le acque, velocissimamente, le acque di gemme che io faccio fare, che sono veramente molto, molto belle e molto semplici. Le gemme, parlo gemme di le pietre, che io adoro personalmente, infatti le ho sempre qui con me, che hanno, ovviamente, sono minerali, vanno trattati in un certo modo, devono essere lavate, purificate, però insomma l'acqua di gemme è una cosa molto semplice da fare perché basta. C'è una metodologia in realtà, però è abbastanza semplice, mettere queste diverse tipologie di pietre a seconda di quello che vogliamo, su cui vogliamo lavorare e ottenere, mettere all'interno di una brocca con dentro dell'acqua che
possibilmente deve avere poco residuo fisso, magari se è un'acqua risorgente ancora meglio, tenere tutta la notte e poi berle al mattino o meglio ancora a digiuno o al mattino o anche durante tutta la giornata. Ad esempio una miscela base, proprio una acqua di gemme base che possiamo farci tranquillamente perché sono anche pietre che si trovano abbastanza facilmente, si fa con l'ametista, il cristallo di rocca e il quarzo rosa ed è una miscela base. Per sviluppare percezione, intuizione, empatia, azione stimolante, rivitalizzante, favorisce anche la stabilità, perché con la menopausa noi perdiamo un po' di quella che è la nostra radice, perché perdiamo sangue e automaticamente questa miscela bevuta ogni giorno, preparata con determinate specifiche, ma molto semplici, come dicevo, può aiutare a regolarizzare. Oppure se dice una persona, per esempio, ha poca consapevolezza ed equilibrio, ci sono il cristallo di rocca, ad esempio col diastro rosso, la magnesite, oppure per esempio anche a livello di sicurezza e fiducia, che a volte perdiamo, no? Questo aspetto della menopausa che è dei grandi cambiamenti, ammazzonite, rodonite, sono tutte pietre minerali che ci aiutano ad equilibrare questi aspetti emotivi che sono comunque parte di noi, fondamentale, perché purtroppo, o per fortuna, non lo so, perché le malattie a volte secondo me, per la mia concezione sono benettie, non malattie, perché quando ti ammali vuol dire che il tuo corpo ti sta comunicando qualcosa, ok? Meglio sarebbe prevenire, però nel momento in cui arriva la malattia, il tuo corpo ti sta comunicando e noi dobbiamo imparare ad ascoltarlo ed è fondamentale. Mi chiede Barbara se Sì? si può avere una visita con te anche a distanza e quanto potrebbe essere completa e utile la Allora, visita a distanza, le riuscire a capire mie insomma quello che fa. consulenze ne faccio tantissime online, chiaramente escludendo la parte di iridologia, perché l'iridologia mi necessita che la persona sia con me, perché io devo utilizzare uno strumento che si chiama iridoscopio con cui catturo la fotografia dell'iride. Ma tutta l'altra parte, medicina cinese, metamedicina, tutti gli aspetti che volete, non so, su cui volete lavorare, che sia cosmetica, che sia riequilibrio, tutto quello che volete. Tra l'altro, ci dovrebbero essere alcune mie clienti in ascolto. Lo si può fare assolutamente online, non c'è nessun problema, eccetto la parte iridologica. Questo no. C'è qualche collega che lo fa anche online, ma Va, io. c'è tutto questo l'occhio. No, io ho talmente rispetto perché mi è costata tanta fatica e tanto studio, quindi ho molto rispetto della mia professione, ma anche della mia specializzazione, per cui per me è fondamentale avere la persona davanti. Anche perché l'iridologia è una disciplina che lavora su tantissimi aspetti ed è proprio un viaggio che si fa dentro la persona, quindi c'è bisogno di averla davanti. Contatto. Sì. Però tutto il resto si può fare tranquillamente, assolutamente. Non so se ci sono altre domande, dubbi. Che Ah, c'era dire? una cosa che volevo dire a una ragazza che ha scritto oggi nel gruppo per l'herpes labiale, che appunto parlava, per la medicina cinese si parla di, ecco, per la medicina cinese si parla di calore. Quindi in questo caso la persona sicuramente, non so. Non so, ripeto, se è da tempo che segue la tua alimentazione o se è la prima volta o meno, però ad esempio, ipotizzando che fosse la prima volta, potrebbe essere che le scorie diciamo, tossine che ha all'interno del corpo si stiano muovendo per uscire, diciamo, per cercare di essere espulse. E che quindi li creino e li abbiano riattivato in questo cambiamento l'herpes, che è nient'altro che la varicella, perché l'herpes zoster è la varicella che una volta che l'abbiamo avuto ce l'abbiamo per sempre nel sangue. Però nel momento in cui ci sono un calo di protezione di quella Wei Qi che dicevo prima, dell'aspetto ormonale, dell'aspetto del sistema immunitario che ci protegge, l'herpes, come altre cose, può venire fuori.
In questo caso, calendula, tintura madre sull'herpes, aiuta tantissimo. La calendula è una pianta meravigliosa che ha come caratteristica l'essere solare, perché ha questo colore giallo intenso ed ha proprio tutte le caratteristiche del sole, e va se, applicata a tintura madre, applicata direttamente sull'herpes, aiuta tantissimo. E poi bisogna capire perché c'è questo Ottimo, favore. vabbè, ma insomma, sicuramente sarà quello. Infatti, avevamo pensato che fosse un processo di detossificazione, qualcosa che il corpo sta facendo uscire fuori, immaginavamo. Perfetto. Allora, Vanessa, grazie, grazie No, di tutto, penso grazie che sia stato interessante perché ho visto delle domande, quindi sicuramente per me lo è stato personalmente, perché non sapevo nulla nemmeno di funghi, quindi è stato molto molto interessante. a te. No, grazie a te, Franci, di avermi invitato e permesso di, insomma, poter portare il mio piccolissimo apporto a una fase così delicata, ma anche così bella, che è la menopausa, credetemi, non è così un tunnel senza luce. È importante però che si facciano le cose con cuore e con l'ascolto verso se stessi, ok? Poi la strada per stare bene c'è. Ci sono tante modalità, ognuno sceglie quella che più si sente più consona, però sicuramente l'ascolto della persona, non fermiamoci solo sull'aspetto fisico, che è molto importante, però non solo sull'aspetto fisico, ascoltiamoci anche dentro, perché purtroppo quello che si incrina a livello emotivo generalmente poi si manifesta con una sintomatologia o con una malattia o con una patologia. Quindi è importante avere un equilibrio sotto questo punto di vista. Ok? Perfetto. Grazie, Grazie grazie a ancora. voi e sono sempre a Noi tua ci vediamo sempre disposizione. dopo, anche nel gruppo. Quindi Esatto. E sono a tua, vostra disposizione quando volete. se volete voi scrivete anche nel gruppo perché Vanessa partecipa Sì, anche al laboratorio, oltre ad essere sì. nostro ospite. Ci Quindi abbiamo sono. questo vantaggio, sfruttiamola. E quando volete altre dirette, quando vuoi, Franci, basta che alzi la mano, io ci sono. Assolutamente. Grazie Grazie ancora. a Un bacione. te. Un bacione. Ciao, ciao, ciao.